Autobus a zero emissione, si apre una nuova frontiera per lo stabilimento Iveco di Foggia. Iveco Bus ha fatto della transizione ecologica la sua mission, sviluppando CNG come trasmissione alternativa al petrolio e bus elettrici. Gli autobus con motore a gas naturale sono più silenziosi e senza emissioni di particelle. La leadership di Iveco Bus nella propulsione a gas naturale è dimostrata da una presenza globale sui mercati pubblici e privati. Due le tipologie di autobus Iveco Bus, l'elettrico E-Way e il Crossway alimentato a gas naturale. Attualmente Iveco Bus ha già in portafoglio accordi per una fornitura di quasi 900 autobus via Consip, la centrale pubblica degli acquisti, per lotti precedentemente aggiudicati, a cui si aggiungeranno i veicoli elettrici per un totale ordini previsto superiore ai 1000 autobus solo nel 2023. Tra gli operatori italiani che hanno già ordinato i veicoli attraverso la centrale acquisti Consip, Iveco Bus fornirà 100 autobus Crossway a gas naturale a TUA, società unica abruzzese di trasporto, e 203 mezzi, di cui 68 Crossway a gas naturale, alla regione Molise. Sia gli autobus elettrici E-Way sia i Crossway destinati a TUA Abruzzo verranno finalizzati nelle linee di assemblaggio del nuovo impianto Iveco di Foggia. Per il taglio del nastro del nuovo stabilimento a Foggia, il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso. Spero che questo sia anche un buon segnale per le altre industrie che vogliono produrre nel nostro paese, perché sono state utilizzate le risorse nazionali, ma ve ne sono altre significative che sono in campo e ci aspettiamo che ci siano altri progetti per produrre nel settore dell'automotive sin dall'inizio delle batterie elettriche e certamente del prodotto finale, su cui c'è tanto orgoglio del design e della qualità del Made in Italy. Ci sono ovviamente, come diceva lei, altre aziende in crisi, le stiamo affrontando tutte. Abbiamo riattivato i tavoli al Ministero, i tavoli di settore, importanti per definire una politica industriale.